È stato riaperto alle 17.20 di oggi il tratto dell'A14 della corsia sud tra Fano e Marotta, dopo che era rimasto chiuso per oltre 5 ore. Alle 3.30 di questa mattina una cisterna proveniente da Gorizia, che trasportava 33.000 litri di carburante diretta al sud Italia, presumibilmente per un colpo di sonno dell'autista, un 41enne foggiano, è finita fuori strada poco dopo il casello di Fano. La cisterna si è incanalata nel corridoio di scolo al lato della carreggiata e fortunatamente non si è ribaltata su di un fianco, ma nell'urto, col cordolo, la motrice si è fortemente danneggiata. Sul posto sono prontamente intervenute le pattuglie della stradale di Fano ed un'ambulanza del 118 per prestare soccorso all'autista rimasto illeso fortunatamente nell'incidente. Alle 8 del mattino sono arrivate le squadre speciali NBCR del Corpo dei Vigili del Fuoco, provenienti da Mestre e di competenza in questi casi, oltre ai colleghi di Fano presenti con due mezzi ed una squadra di Ancona ed una di Pesaro con cisterne di schiumogeno ed acqua per circoscrivere l'area e monitorare la cisterna. Intorno alle 12.30, chiusa completamente la corsia sud, sono iniziate le delicate operazioni di sversamento del liquido altamente infiammabile in una cisterna gemella giunta sul posto. Operazioni concluse intorno alle 17.20, momento in cui, dopo aver rimosso il pesante mezzo da parte dell'ACI di Fano, è stato possibile riprendere il normale deflusso del traffico in entrambe le carreggiate, visto che non vi è stato alcun sversamento di liquido sul manto stradale. Sul posto anche i tecnici dell'ARPAM e di Autostrade per l'Italia.